Anche ai passeggeri privi di Green Pass rafforzato diretti verso la penisola sarà consentito attraversare lo stretto di Messina con i traghetti. Dovranno esibire il referto negativo di un tampone antigenico o molecolare. Lo ha disposto il presidente della regione siciliana Nello Musumeci attraverso un'ordinanza adottata per garantire e salvaguardare la continuità territoriale. La stessa facoltà è riconosciuta agli abitanti delle isole minori siciliane. Il Tribunale Amministrativo Regionale ha annullato l'ordinanza del sindaco di Enna che aveva sospeso le attività didattiche in presenza fino al 19 gennaio. Non solo riteniamo di aver rispettato tutti i presupposti di legge, ha commentato Maurizio Di Pietro, ma resto convinto che il bene primario da tutelare sopra ogni altro rimanga quello della salute. Ciò non toglie, ha concluso il primo cittadino, che rispetteremo il decreto cautelare del giudice amministrativo. Il commento del segretario provinciale di Cambiamo Coraggio Italia Gaetano Di Maggio bastava solo un po' di buonsenso. Nel frattempo gli studenti del comune di Enna hanno deciso di intraprendere una manifestazione di dissenso a causa del mancato dialogo con le istituzioni. Siamo disposti a tornare in presenza, vogliamo farlo, ma dateci sicurezza, hanno comunicato i rappresentanti degli studenti ennesi. L'amministrazione comunale di Troina, in vista del prossimo rientro a scuola in presenza, organizza per domani un'intera giornata di screening per tutta la popolazione scolastica. Sarà distribuita gratuitamente a ciascuno studente una mascherina FFP2. Non c'è pagina per la SP28, la cosiddetta strada panoramica. L'ingegnere capo del Libero Consorzio Comunale di Enna, Giuseppe Grasso, responsabile unico del procedimento, ha firmato la risoluzione del rapporto contrattuale con la SCS Costruzioni a seguito di informativa antimafia interdittiva. La richiesta ulteriore di verifica antimafia è stata necessaria per avviare la successiva procedura contrattuale relativa alla realizzazione dei lavori in variante. La raccolta differenziata nella città di Enna prevede per stasera il conferimento dell'umido e del vetro. Le utenze domestiche sono invitate a esporre sacchi o mastelli dalle ore 22 alle ore 6. Per le utenze non domestiche è prevista la raccolta dell'umido e del vetro domani mattina e del cartone nel pomeriggio. Per ulteriori approfondimenti visitate il sito ennalive.it, per contattare la redazione scrivete a redazione@ennalive.it.